Ciao ragazzi, io sono Red e oggi vi portiamo la sfida coi Winchester. Non sarà una sfida di tiro normale, non andremo semplicemente a sparare con due Winchester lunghi, stupendi, bellissimi come questo qui, ma bensì andremo a giocare a battaglia navale. Come si svilupperà il gioco, quali saranno le regole, ve lo spiego dopo la sigla. Andremo a sparare con lo stesso tipo di fucile, con lo stesso tipo di mirino, quindi il Winchester che vi abbiamo recensito 2 settimane fa, ma ognuno di noi ovviamente userà il suo modello. Abbiamo posizionato i mirini, ognuno dove preferisce, io l'ho messo un po' più avanti e invece il buon War l'ha messo un pochino più indietro. Prima di però andare a sparare ci sarà un mini gioco prima di partire. Cosa dovremo fare? Beh, visto che abbiamo semplicemente sbattuto questi due mirini sopra questi bellissimi Winchester, dovremo andare a tararli. Avremo infatti 4 colpi a testa per sparare la sagoma che c'è là dietro, che vi faremo vedere a breve, per appunto tararli e poi andare a sparare in maniera precisa, efficace ma soprattutto divertente. Quindi partiamo col minigioco. Il primo a sparare sarà il buon War, che sparerà i suoi colpi. Abbiamo anche il pubblico là dietro, abbiamo il buon Ghost che si sta facendo la sua pausa sigaretta. Io vado là a filmare e sparerò i suoi primi 4 colpi per l'appunto. Andiamo col primo colpo, intanto cacciavite alla mano. No, non avevo incamerato il colpo. Tentativo numero 2. Allora, il problema ce l'ho io nella deriva. No, fra. Allora, sotto, più in basso e più a sinistra. No, è arrivato sulle polo. Ultimo colpo. Fra. Bene, il mio turno, 4 colpi, cerchiamo di tarare questa bellezza. Io ho già scarrellato. Sotto la canna del Kalashnikov. In basso, stai ferma. Non prometto niente, eh. Gli diamo 3 giri in alto e gli diamo un po' meno a sinistra. Vediamo se... Troppo a sinistra, quindi lo dovevo muovere più a destra. Ultimo colpo, cerchiamo di mettere a posto quello che non va bene. Ragazzi, abbiamo finito di tarare i fucili, il risultato sicuramente non è dei migliori, però abbiamo fatto quello che potevamo con solo 4 colpi. Adesso andremo a mettere il bersaglio, che tra l'altro vi faccio vedere da vicino perché è veramente molto figo, un gioco per tutte le famiglie, come dice il buon War, da 0 a 99 per tutte le tasse vivi in Texas. Sono minuscole, l'errore che c'era prima era tipo di tanto così da dove miravamo, quindi tipo andremo a beccare le nostre stesse barche probabilmente. Ci siamo appena accorti, e ve lo faccio vedere prendendo la videocamera in mano, che i bersagli sono fottutamente lontani. Noi dobbiamo colpire quei cazzilli neri, ok, con un fucile col mirino starato. È un po' come quando in Interstellar cercano di connettere la nave girando su se stessi, cioè la difficoltà è più o meno uguale. Comunque, facciamo partire la sfida. Spara per primo War, perché ha tarato per primo il fucile. Spariamo un set di 4 colpi a testa, in modo tale da non dover fare avanti e indietro. E poi dopo ci cambiamo, anche perché così magari, capendo come spara il fucile, cerchiamo di correggere il tiro. Dobbiamo affondare ovviamente tutte le navi dell'avversario. Sarà molto molto complicato. Il fuoco ha deciso che va a mettere a fuoco War, perché è più bello di me, c'è poco da fare. Quindi, bando alle ciance, sancio alle bande, tocca War. Io parto carico e punto già all'ammiraglia grossa che c'è lì. No, beh. Allora, in A3 e A5. Prendo in... Non contiamo ogni singola casella, perché sennò ci vorrebbero degli anni. Contiamo un colpo a fondo alla nave, anche perché la nave non resiste a un colpo di Winchester. Dai, non prendiamoci per il culo. A me rimane l'ultimo colpo e io voglio togliermi i pesi grossi fin subito, quindi penso che punterò alla nave piccolina. Pezzo, sto grilletto è duro come la morte. Mentre War si prepara a vedere tutte le sue navi venire affondate, io vi voglio sbloccare un ricordo per l'appunto. Ce lo ricordiamo, Ivan Etniash? Bando alle ciance, ciancio alle bande. Io non mi ricordo se questo era caricato, direi di no. Ora sì, facciamo del bordello. In basso lì, Vez. La casella sotto, la piccolina in alto a sinistra. Acqua. Dai, era sopra, vero? Era in mezzo alle due.
qui c'è bisogno di guardare. War è riuscito a prendere una nave e a fare un sacco di buchi nell'acqua. Io sono riuscito a non prendere assolutamente un cazzo. Ok? Anzi, l'unico colpo che avevo fatto è andato tipo sul bordo e non ho colpito la nave. Seconda tranche dei quattro colpi. Io continuo a incallirmi su quella in alto a destra in A78, giusto? Troppo a destra, l'ho visto questa. Troppo in basso. L'ho presa, dai, dimmi che l'ho presa. E vai! Ci vorrebbe il balletto di Barry, mettici il balletto di Barry. No, fra! Vale! Ho perso il colpo, secondo me. Vale tu. Ma ce l'ho poi perché non l'hai tirato. Mi dispiace per te. Dea bendata, aiutami. Lì, ok. Ho preso l'esatto punto di prima. No, dai, è impossibile. Mi mancano due colpi e non ho preso assolutamente un cazzo. Ottimo, cambiamo posizione di tiro, vediamo se così migliora. Colpo 2. No, dai! Il terzo è quello fortunato. Porca troia. L'ho presa! Stavo mirando all'altra. Quindi bisogna colpire per forza almeno due navi e sperare che al giro dopo lui le manchi. Non penso che accadrà, non penso che le colpirò, ma spariamo. Dai, ma no, dai, ma no! È il momento di provare l'impugnatura della Chris Costa. La regia mi obbliga. La regia mi obbliga a dichiarare che il primo colpo l'ho mancato. L'ha mancato! E che non ha registrato. Ma lui, guarderai bene tu se stai registrando. Colpo 2. Dai, l'ho presa. Dai, l'ho presa. No, dai! No. Ci sto girando attorno! Ma che? E ti lamenti! Acqua! L'ho presa. Uno. L'ho mancata di nuovo, vero? Questa è la cosa più frustrante della mia vita. Ci rendiamo conto dei peletti che ho fatto a queste cazzo di barche di merda. E tu hai già vinto, questo va dentro per forza di cose. Anche questo è per me. Vale, tre colpi. Devo smetterla di tenere la testa in giù senza da partirato. Dai che l'ho presa? No. Ragazzi, se esiste un dio, lo ido pro. L'ho colpita. Sì, cazzo! Andiamo a Berlino, Peppe! Ragazzi, io non credo nei miracoli, ma credo in me stesso. Ma credi in me stesso. Ci provo. Cioè, non è possibile! Ragazzi, due navi. War ha ciccato due sessioni su due. Tre sessioni su tre, neanche due su due. Dobbiamo prendere quelle cazzo di barche di merda. Acqua! Acqua! L'ho presa! No, beh, se mi batti così niente da piangere. Ma se no, io sono matto, io sono matto. Un colpo, una nave rimasta. Adesso provo una nuova tecnica. Il tiro istintivo a raffica con Winchester a leva. No! No! No, fra! Quattro colpi, una nave, un eroe nascerà. L'ho presa! Ragazzi, la situazione è questa. All'ultimo colpo, Red colpisce la barchetta di merda e la elimina. Quindi Red è il winner. La cosa divertente però, perché bisogna essere giusti a dirlo, è che questo qui
è il triangolo delle Bermuda, perché i colpi non ci arrivano qui. Abbiamo provato a fare un po' di prova di tiro dopo e abbiamo colpito ovunque. Qua addirittura da due colpi, anche qua due colpi. Qui. Ma qui non c'è nient'altro, ma neanche vicino che uno dice colpisce in questa zona qua. Non ci siamo arrivati nemmeno vicino, cioè ci deve essere una specie di varco, tipo cazzo Dark, dove i colpi spariscono, come i bambini. Mi dissocio. No. Bene ragazzi, la sfida termina qui. Spero che questo genere di contenuti vi piacciono. Noi ci divertiamo veramente tanto a farli. Per una volta ho vinto io, signori. Grande, Team Red tutta la vita. E se vi piacciono questo genere di contenuti, abbiamo un sacco di armi da provare. Se tra l'altro ci mettiamo anche poco a farli, giusto 2 o 3 riprese, abbiamo finito. Sto ovviamente scherzando, c'è un sacco di lavoro. Quindi cliccate e smashate quel like button e iscrivetevi al canale. Io non ho molto altro da dirvi, se non che sabato, e sabato esco di casa senza il bavaglino. Perché? Perché sbavo come un porco vedendo le incredibili offerte che ci sono su Monopoly Software. Link in descrizione, mi permette di fare video qui dentro. È lo sponsor ufficiale, sosteniamolo. Sponsorizzo ragazzi non perché mi piace fare dei marchettoni, ma perché YouTube non aiuta la gente che fa software e loro invece mi prestano tutte le attrezzature che uso per poter girare questi video che piacciono a voi, piacciono a me, piacciono a tutti. Che cazzo. Quindi qui da Red è tutto. Qui da voi è tutto. Noi ci vediamo mercoledì prossimo. Fra, me ne vado. Qui da Red è tutto e stay angry.